Buongiorno, eccomi qui con il video consueto dei prodotti finiti del periodo. Io sto malissimo, però molto meglio rispetto a ieri e l'altro ieri, come potete sentire, però ho deciso che nel momento in cui ci si mette un bel rossetto e ci si trucca, già si sta meglio. Il rossetto è Baciami Stupido di Clio. Il cremoso a me piace tantissimo perché, se vedete, è tipo cangiante, bellissimo. A me piace molto, molto. Allora, prodotti finiti, sacchetto, beauty, makeup. Iniziamo da questi. Allora, le mie salviette preferite per Lucia. Aspettate che tolgo la suoneria subito. Queste qua a marchio Esselunga mi piacciono tanto, a parte perché hanno questa chiusura qua che permette meglio la chiusura rispetto a quelle adesive che prima o poi si rovinano e restano un po' aperte. E poi queste restano molto molto imbibite dall'inizio alla fine. Puliscono bene, hanno un ottimo odore, quindi ottime, ottime. Poi la tinta che ho su adesso è questa qua della L'Oréal Excellence, il numero 6.35, marron chocolat. Allora, devo dire che la tinta mi è piaciuta tanto perché facilità di stesura, non colava, non mi ha macchiato per niente, anche se ha macchiato un po' il lavandino l'ho lavato subito, quindi questo è a favore, è un positivo, però non so se scurirmi o meno la prossima volta perché io ho dei capelli bianchi qua, no? Che per carità la tinta me li ha coperti, però essendo marroncina sembrano biondini che, come se non fossero coperti, in realtà lo sono, non mi so spiegare. Dico, quindi forse è meglio un po' più scuro? Che dite? Oppure va bene questo marron cioccolà? Aspetto consigli. Poi, bellissimo. Allora, ancora c'è l'odore. Garnier Fructis Air Food, questo è macadamia lisciante. Allora, ho provato quello alla banana e questo alla macadamia. Se guardate nei miei vecchi prodotti finiti, quando ho terminato quello alla banana, c'è, cioè proprio nell'immagine di copertina che mostro il barattolo, e quello mi era piaciuto tantissimo e mi è piaciuto altrettanto questo, ma il top è quello che ho in uso adesso, che è quello al bacche di goji, ma poi ne parleremo. Allora, questo rispetto a quello alla banana è più corposo e devo dire che a me è piaciuto di più, cioè andava maggiormente a nutrire il capello e lisciante, cioè in effetti i capelli erano molto più facilmente districabili e più disciplinati. L'odore è sempre eccezionale e io l'ho utilizzato soltanto in due modi, non come maschera, ma sempre come balsamo, e a volte ne mettevo un po' sulle punte. Pensate che stamattina l'ho fatto anche sui capellettini Lucia, con quella lì alle bacche di goji che sto usando adesso, perché profuma tantissimo e restituisce vigore alle punte che sono sempre più secchette. Quindi è un prodotto che mi piace tantissimo, me lo porto in palestra. E per carità è pesante, è scomodo magari da portare in palestra, ma mi piace talmente tanto che accetto lo sforzo. E quest'anno 98% di ingredienti di origine naturale. Devo dire che la Garnier, che quindi anche la L'Oréal, mi sembra siano la stessa casa, è una linea che fatto benissimo, ha proprio azzeccato. Perché io non ho mai sentito uno che ne parla, una persona qui su YouTube, ma in generale tra le mie amiche, che ne parlassero male. Chiunque le prova ne rimane soddisfatto. Poi
testina della Oral B, perché dovete sapere, non mi ricordo se per Natale, quando è che ho, comunque da un po' utilizzo lo spazzolino elettrico e devo dire l'unica cosa scomoda è il rumore che fa la mattina, che mi dà fastidio sentirlo, però la pulizia è nettamente più profonda e soprattutto per me, che sono magari sbrigativa, un po' superficiale, non sono metodica e precisa, questo qua mi permette scusatemi, in poco tempo di avere una pulizia approfondita dei denti. Ora ho comprato le testine di ricambio su Amazon. Se sapete, io ho l'Oral-B elettrico, quello proprio base, il modello base. Se sapete dove posso trovare magari delle compatibili che sono ugualmente buone, ditemelo, che io sono nuova allo spazzolino elettrico. Poi ho terminato il mio preferito detergente intimo, che è questo Chili Delicato, che come sapete adoro, e compro sempre lui e le salviettine Chili, quelle intime. Ora, terminato questo, ne sto usando altri di sapone intimo che avevo, perché sennò rimangono inutilizzati, perché Gabri non li usa perché si fa la doccia e lava tutto col bagnoschiuma, quindi sto utilizzando altri, ma questo comunque resta il mio preferito perché è delicato, quindi non ha né una profumazione aggressiva, non è neanche aggressivo nelle parti intime, quindi ottimo, ottimo, mi dà l'idea proprio di pulizia e disinfezione. Poi ho terminato questo deodorante della Sien, quindi l'ho preso alla Lidl, questo Hot Pink 24 ore deodorant spray. Allora, questo l'ho comprato perché ne ho sentito sempre decantare le lodi da Ombretta qui su YouTube. Allora, niente sali d'alluminio. Io non ne posso dire bene l'efficacia perché lo utilizzavo più come profumo, cioè me lo portavo al lavoro e me lo spruzzavo a mo' appunto di profumo, quindi non so quanto sia resistente al sudore. Posso tranquillamente ricomprarlo, costa una stupidata, ma io mi trovo bene però con i deodoranti roll-on, quindi non sarà mai il mio deodorante principale. Poi, questa non perché l'ho finita, ma perché mi dà lo spunto per parlarne. Allora, ho comprato la coppetta mestruale Fior di Luna. Ho preso ovviamente la taglia 2, quella più grande, perché ho partorito Lucia in maniera naturale, 4 kg 120 di creatura, quindi la coppetta ci vuole un po' più grande. E allora, un ciclo non l'ho utilizzata perché mi trovavo giù a Civitavecchia, non l'avevo portata, però nell'ultimo ciclo che ho avuto l'ho utilizzata. Allora, ci sono stati un po' di misunderstanding. Se qualcuno di voi utilizza la coppetta mestruale, per favore scrivetemi. Allora, probabilmente non ho ben capito quanto inserirla, quanto in profondità inserirla. Un po' mi sono sporcata, però mi devo un po', dovunque leggessi viene detto che ci vogliono diversi cicli per abituarsi ad utilizzarla, quindi ho pazienza e vediamo, piano mano migliorerò, ma devo dire che comunque in termini di igiene secondo me non c'è paragone da quanto questa sia migliore, perché tutti quegli assorbenti sporchi, ovviamente maleodoranti, invece questa la togli, la sciacqui, la reinserisci, mi è sembrata proprio comodissima. Io ora l'avevo sterilizzata appena aperta, poi l'ho utilizzata ovviamente durante il ciclo e ogni cambio utilizzavo del sapone neutro, e adesso ho terminato il ciclo, l'ho risterilizzata, l'ho messa nella sacchettina di cotone e l'ho rimessa in borsa. Devo dire veramente buona, 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 buona. Ti
ti garantisce discrezione e protezione durante il ciclo, in alternativa ai tamponi e agli assorbenti. Comunque, fior di luna, devo dire che mi è piaciuta. Poi ho terminato questo struccante occhi, fresh struccante occhi delicato, elimina anche il trucco waterproof. Allora, io per carità funziona, elimina il trucco, ma non me ne sono per niente innamorata. L'acqua micellare, quella sensitive rosa, per me è meglio 100.000 volte anche per gli occhi rispetto a questi che sono tipici struccanti occhi. Quella non la batte nessuno. Poi andiamo alle maschere e poi passiamo al make up. Allora, maschere, ho terminato questa maschera della Lavera Lifting Effect. Ci ho fatto quattro applicazioni con queste due blisterini. Olio di Carania, tè bianco bio e acido ialuronico naturale. Rassoda la pelle in maniera comprovata per una pelle rimpolpata. Allora, questa qua è in crema, come anche questa Base Sensitive, sempre della Lavera. A me la Lavera come marca piace tantissimo, partiamo da questo presupposto. E tutte quelle loro maschere io proprio le metto quindi in uno strato abbondante e comincio a fare tutte le cose di casa. In mezz'ora la mia pelle le ha assorbite quasi tutte. Poi vado a rimuovere l'eccesso con un cotoncino con un po' di tonico, bella rimpolpata. Non metto più crema e la pelle proprio si risveglia. Mi è piaciuta molto. Le maschere Lavera mi piacciono molto. Poi ho utilizzato questo campioncino di Reboost di McLaren, la linea McLaren, per pelli normali, rinfrescante, idratante. Per la stagione a venire sarà adattissima. Ovviamente ho fatto, mi sembra, tre applicazioni, insomma non molte, quindi non posso avere un'idea ben precisa, ma posso dire che quelle tre applicazioni mi sono piaciute molto. È una crema molto leggera, ma comunque idratante, cioè non mettevate acqua fresca, si sente l'applicazione, si asciuga subito, quindi per l'estate va benissimo. Una conferma, questa dell'Erboristica, la Purisense pelle mista impura, maschera viso all'argilla rosa. Allora, quando mi voglio purificare la pelle, ma non in maniera strong con l'argilla nera che ho in vasetto, quella lì della L'Oreal, allora mi metto questa che è molto molto più delicata, ma comunque purificante. Buona, questa è da anni che ogni volta che la trovo, scusate, la compro. Make up. Allora, partiamo da il minore e poi due mega top. Allora, questo è il Fall 2.0 Eyeliner Kiko nella colorazione 01. Questa è una delle varie edizioni limitate che io ho comprato in mega saldo. È un ottimo, vedete, è un eyeliner rigido. Io non l'ho mai utilizzata come eyeliner, ma sempre come base ombretto ed è bellissimo perché era lucido e beigiolino dorato, quindi messo sopra l'ombretto in polvere, solo un po' al centro della palpebra, dava una luminosità incredibile, mi apriva subito lo sguardo. Messo come base ombretto, andava a far risaltare l'ombretto in polvere che mettevo sopra, quindi è stato ottimo. La nota negativa è che spesso e volentieri mi andavo a far lacrimare l'occhio, quindi non lo so, evidentemente è stato un po' aggressivo per me, però il prodotto è molto buono, evidentemente avevo gli occhi sensibili o questo era un po' aggressivo, ma il prodotto è veramente buono, ma non c'è più perché è un'edizione limitata. Poi Chanel, ho finito l'Evolume de Chanel Waterproof nero. Allora, questo mascara e niente, è storia, è una bomba, è il miglior mascara che abbia provato, ma non posso sempre ricomprarmi questo, costa sulle 30 euro. Allora, ha questo scovolino molto particolare in silicone, ma i dentini sono piccolissimi. Questo
mi permetteva di andare a dare volume e separazione alle ciglia e non mi sono mai, mai, mai sporcata. La ghiera resta sempre pulita. C'è proprio una perfetta dosatura del prodotto, non c'è bisogno di pulirlo, di fare questi soliti movimenti che a me non piacciono perché poi va a macchiare tutto, ci vuole maggiore attenzione e io non ho questa pazienza, la mattina non posso stare delle ore a truccarmi, ma anche se potessi non vorrei perché poi mi scoccia starci troppo. Quindi questo è il mio mascara della vita, ma che comprerò, sicuramente ricomprerò, ma non posso sempre. Poi il NARS Radiant Creamy Concealer, questo correttore, questo è il mio, è il Vanilla, Light to Vanilla, e tanto osannato e celeberrimo. Allora, fantastico perché allora, si asciuga subito, non va nelle pieghette ed è estremamente illuminante, però non basta, cioè per me non è sufficiente perché illuminante, ma non mi andava a coprire le occhiaie e quindi mi è piaciuto perché la luminosità e la freschezza ti concedeva e ti regalava delle ore di sonno, però non mi bastava per le occhiaie, quindi non credo che le ricomprerò. Però vabbè, è un ottimo prodotto, ha un applicatore spugnetta che permette con la sezione liscia piatta che permette di andare perfettamente anche in questa parte che ci si dimentica sempre, ma che va sempre corretta, altrimenti si rimane col buco scuro vicino al naso. Quindi, se volete regalarvi, togliervi lo sfizio e regalarvi dell'ora di sonno, questo fa per voi. Basta ragazze, il video dei prodotti finiti termina qui, non ho più niente. Bello perché abbiamo parlato di beauty, makeup e anche nuove abitudini come la coppetta mestruale. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Se così fosse, pollice in su, mettetevi piace e leggete sempre, sempre, sempre l'info box che metto i miei riferimenti. Alla prossima!